che è bassista degli After Hours, ma anche conosciuto musicista a sé stante. Finalmente possiamo abbassare i toni. Ci sarà Teresa Desio, è inutile che vi dica chi sia, penso lo sappiate tutti, siamo felici che lei sia qui. Your Tom, un'altra band storica importante che torna con un nuovo disco e presenta qui sul nostro palco questa sua nuova produzione. Nesli, che dopo Sanremo, già conosciuto ovviamente, viene con il suo progetto al 1° maggio. E state sentendo in questo momento James Enese e Napoli Centrale, un pezzo della storia della musica italiana che sarà in chiusura del pomeriggio. Nella ora di spacco, perché alle 18.55 si va fuori diretta fino alle 20, ci sarà Alessio Bertalotte, che è un importante DJ e programmatore che penso conoscete tutti, che farà questo set, così la piazza durante la pausa continuerà a ballare e a divertirsi. Ripartiremo alle 20 con Paolo Rossi, è una cosa che ci racconterà, credo, Carlo successivamente. Ci sarà poi Enrico Ruggeri, Emi Schilla, conoscete anche, questi sono nomi che è inutile che io vi racconti perché immagino che già sappiate di chi stiamo parlando, Paola Tucci, e poi questo set molto importante di Alpha Blondie, artista africano, ivoriano, re del reggae del sud del mondo, con Enzo Avitabile, che è il nostro esponente di punta della world music nazionale. Faranno questo set assieme molto particolare. Poi sarà il momento di J-Ax, che farà la sua presenza qui al 1° maggio, poi resterà assieme a Camila a intrattenerci durante la serata. Irene Grandi, i Blu Vertigo, che si riuniscono e quindi faranno questo set con Morgan, ovviamente. Poi avremo ancora lo Stato Sociale, quindi abbiamo messo lo Stato Sociale, che è una delle band più importanti dell'underground italiano, sta emergendo, abbiamo scelto di metterla in un momento importante, in prima serata. Subito dopo ci sarà Alex Britti, poi il grande Goran Bregovic, che torna dopo l'edizione del 99 qui a Roma, Lacuna Coil, altra scommessa, un gruppo italiano molto famoso nel mondo ma poco ancora conosciuto in Italia, noi lo mettiamo in prima serata, al 1° maggio, Noemi, e chiuderà la PFM, che credo sia la prima esibizione senza Mussida qui al 1° maggio, quindi sarà anche questa un inedito in qualche modo. Il resto lo lascio dire a Carlo perché ho detto fin troppo. Carlo, ci sei? Grazie Massimo, buonanotte ai compagni, adesso Carlo Gaudano e Ruvido Produzioni, gli organizzatori del concerto del 1° maggio. Andiamo, così poi lasciamo spazio alle domande. Vai Carlo. Quando parlo io la musica si ferma. Quindi approfittane, anche te. No, è un caso, non è voluto. Però volevo fare, intanto abbiamo parlato molto di questa manifestazione anche nella conferenza stampa precedente del 23 in Rai, e volevo fare un ringraziamento ufficiale per questo incarico che abbiamo avuto alle organizzazioni sindacali, non l'avevamo ancora fatto e mi sembra doveroso, e volevo dire che per noi è un grande onore organizzare questa manifestazione. Ho sentito negli ultimi tempi qualcuno anche bistrattare un po' il sindacato, invece il sindacato ha fatto la storia di questo paese, ha lottato duramente per garantire un lavoro e quindi per garantire la libertà a noi italiani, e quindi ha una storia molto profonda in questo paese. Quindi per noi è davvero un grande onore essere vicino a queste organizzazioni sindacali e speriamo insomma di poter essere all'altezza. Crediamo sinceramente, con forse peccando un po', non essendo sufficientemente modesti, però crediamo di sì, perché abbiamo delle squadre molto competenti, sia in Ruvido che in Company. Un sacco di persone che hanno sposato questo progetto, questa causa, e stanno lavorando giorno e notte in questi giorni per la realizzazione di questa manifestazione.